Buongiorno a tutti, Luca e Aldo sono a vostra disposizione per le domande. Cominciamo con Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Buongiorno, e allora, una sosta che secondo me è arrivata al momento giusto. È ovvio che la prima domanda è scontata ed è quella: le condizioni di entrambi, visto che avete saltato praticamente tutti e due il derby. Io sto recuperando, sto lavorando con i prof a parte e sta andando abbastanza bene, quindi penso di rientrare questa settimana che viene. Io invece sto bene, il derby l'ho saltato perché ero squalificato, quindi se non fossi stato squalificato sarei stato nella partita. Stiamo lavorando bene, abbiamo caricato un po' questa settimana in vista del tour de force che ci aspetta in queste ultime 8 partite. Daniele Cianflone, il DOT. Io buongiorno a tutti e due, chiedo ad entrambi una domanda che sarà scontata, ma ve la faccio: quanto credete nella salvezza del Cosenza e quanto credete sia possibile raggiungere la salvezza, se tramite play-out oppure una salvezza diretta, magari con un filotto di vittorie? Allora, l'obiettivo è salvarsi e non conta se tramite i play-out o tramite una salvezza diretta. Ovviamente tutti noi preferiamo evitare di arrivare ai play-out, ma sappiamo che in questo momento della stagione per la classifica che abbiamo è difficile, bisogna fare un filotto di vittorie. Però l'obiettivo è centrare la salvezza. Se sarà tramite play-out andrà bene ugualmente, quindi ci crediamo assolutamente alla salvezza, altrimenti non staremo qui. Niente, dobbiamo dare tutto in queste 8 partite, e con l'atteggiamento delle ultime gare la salvezza secondo me la centreremo. Aldo vuole rispondere anche lui? Sì, anch'io penso che l'importante sia salvarsi, non importa se tramite i play-out o la salvezza diretta. Sarebbe meglio naturalmente salvarsi direttamente, però è dura in ogni caso, quindi ci impegneremo per salvarci in generale. Ancora Pippo Gatto? Ovviamente Palmiero a Reggio, come tutti hanno notato, Palmiero mancava. Il gioco del Cosenza un po' sofferto a centrocampo, anche perché qualche tuo collega ancora non è in condizione, già lo si sapeva, giusto senza fare nomi, ma il centrocampo del Cosenza è, come dire, imprescindibile da Palmiero. Soffre molto la tua assenza, e lo si è visto. Invece per quanto riguarda Florenzi, possiamo dire che sei la rivelazione di questa stagione del Cosenza Calcio? Diciamo che quest'anno non ho dimostrato la mia imprescindibilità in mezzo al campo, nel senso che avrei voluto dimostrarlo, ma tante volte per una serie di ragioni a volte non ci si riesce, quindi non conta Palmiero in mezzo al campo, non conta se non c'è Palmiero, conta andare in campo e dimostrare il proprio valore, a prescindere da chi giochi, se gioco io, se gioca Aldo, se gioca chi esso sia. L'importante è dimostrare il proprio valore, perché dimostrando il proprio valore sono convinto che si centrerà all'obiettivo finale. Aldo, ti senti la rivelazione? No. Non mi sento la rivelazione. È il primo anno che faccio fra i grandi, è difficile, però ogni volta che vado in campo io do sempre il massimo. Poi, sperando che arrivino anche i risultati di squadra, in avanti noi daremo il massimo. E io in prima persona darò sempre il meglio. Parlo di età. È ancora difficoltà ad entrare prima di professionista, no? No, assolutamente no. Daniele Cianflone.
La domanda prima di tutto è per Luca. Luca conosce le potenzialità del pubblico di Cosenza, perché l'ha visto, ha visto lo stadio pieno con 20.000 persone. La società ieri ha chiamato a raccolta i tifosi con una iniziativa, con dei mini abbonamenti per riempire il più possibile lo stadio. E tu te la senti da parte tua, visto che conosci appunto le potenzialità del pubblico, di fare un appello e di chiamare a raccolta i tifosi perché siano fondamentali in questa parte finale del campionato? E ad Aldo invece chiedo se lui non ha avuto purtroppo modo di vedere lo stadio pieno, anche se con il Crotone 9-10.000 persone c'erano allo stadio, se è uno che si fa condizionare positivamente o negativamente, vista la sua giovane età, dal pubblico. Io conosco bene le potenzialità dell'ambiente della città di Cosenza, ed è chiaro che noi per raggiungere l'obiettivo finale abbiamo bisogno ovviamente dell'apporto di noi calciatori, dell'apporto di chiunque lavora per la società del Cosenza Calcio e soprattutto dell'apporto dei tifosi, perché comunque ci sono momenti della partita in cui riescono a trascinare incitandoci a trasmettere energia positiva, ed è chiaro che il nostro appello va a loro. Chiediamo un aiuto per questo rush finale, perché sono importanti e possono darci una mano. Aldo. Sì, io purtroppo non ho avuto la fortuna di vedere lo stadio pieno, però penso che se ci sono tanti tifosi al campo ti condizionino naturalmente in positivo, perché vedere tanta gente che fa il tifo per te è sempre una bella sensazione. Andiamo da Pippo Gatto. Sempre Luca, tu hai detto poco fa, ancora non lo abbiamo notato, non vediamo il Palmiero che noi conosciamo. Cosa manca perché tu possa tornare ai tuoi standard? Ma io ti ho visto già giocare alla tua maniera. Ci sono problemi di condizione oppure è solamente il solito periodo fisico, che poi alla fine, voglio dire, un campionato quando uno lavora tanto poi alla fine paga anche in energia, no? Allora, diciamo che si è giocato tanto quest'anno, io non voglio cercare alibi, trovare alibi. A volte uno vuole sempre dare il massimo, dà sempre il massimo. A volte il tuo massimo può essere 100, a volte può essere non ti riesci a dare delle spiegazioni del perché non riesci, il tuo rendimento non riesce ad essere quello che dovrebbe essere. Però io ce l'ho sempre messa tutta e continuerò a mettercela tutta per avere un rendimento ottimale e costante. Da qui alla fine, come ho detto, darò tutto per cercare di centrare l'obiettivo. Domanda per Aldo da parte di Daniele Cianflone. Aldo, nella parte finale della partita di Terni ti abbiamo visto giocare nel ruolo che solitamente occupa Luca, quindi come regista di centrocampo, e volevo chiederti se è una opzione che si può praticare anche in futuro, cioè te la senti di ricoprire quel ruolo, visto che tu comunque sei un jolly, ti sei trovato bene in quel ruolo oppure no, oppure diciamo le tue preferenze sono altre? Allora, contro il Terni sono entrato dopo, quindi la partita diciamo non era proprio come potrebbe essere iniziare dall'inizio, però già nelle giovanili avevo preso quel ruolo, poi naturalmente è cambiato a mezzala, esterno, però sì, posso farlo, mi piace più mezzala, però anche quello è un ruolo che mi piace fare. Grazie. Ah no, c'è ancora Pippo? Un'ultima domanda di Pippo. Arriva aprile con subito 4 partite, una ogni 4 giorni praticamente. Cosa può, a parte che la faranno tutti quanti, cosa può influire positivamente, penso no, negativamente, o sull'andamento diciamo in periodo, perché tra altre cose il Cosenza adesso si gioca il campionato, sì che abbiamo 5 gare in casa, ma arrivano anche squadre importanti.
Vabbè, sicuramente partire subito bene la prima di queste 8 partite darebbe entusiasmo, darebbe una mano, ma noi non dobbiamo farci influenzare da quello che accade all'esterno, dobbiamo ragionare partita dopo partita, ognuna come se fosse una finale a partire da Parma. Ragionare, come ho detto, partita dopo partita. Ora pensiamo alla partita di Parma e poi man mano andremo a vedere per le prossime. Grazie a tutti, grazie Luca, grazie Aldo e arrivederci alla prossima conferenza stampa.